Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la memoria di Santa Caterina d'Alessandria. Era una ragazza di Alessandria di Egitto, una ragazza molto intelligente che aveva studiato filosofia e che comprese, illuminata dalla grazia, che Gesù è la verità divenne dunque cristiana e si diede da fare per diffondere la luce del vangelo nel suo ambiente culturale per questo venne condannata a chi l'accusava sapeva rispondere prontamente e così efficacemente che lo stesso imperatore massimino ne fu sconcertato santa caterina si presentò infatti a massimino che si era proclamato imperatore Invitandolo a riconoscere invece Gesù Cristo come Redentore dell'umanità. Massimino non volle credere e affidò Santa Caterina ad alcuni filosofi pagani affinché la convincessero dell'errore, ma ella riuscì a condurli alla vera religione. A tale smacco il feroce imperatore condannò a morire sul rogo quei nuovi convertiti e presa Caterina comandò che il suo corpo fosse legato a una ruota e le fossero strappate le carni. Per questo motivo, spesso, Santa Caterina era figurata con una ruota dentata accanto. La Santa non si intimorì per simile supplizio. Appena quel corpo fu a contatto con lo strumento del suo martirio, questo si spezzò fragorosamente, producendo gran panico fra i carnefici. Non si piegò l'animo di Massimino e comandò che la santa fosse immediatamente condotta fuori della città e le fosse reciso il capo. Giunta al luogo del martirio le furono bendati gli occhi e il carnefice con un colpo staccò il capo di Caterina. Ma da quella ferita sgorgò abbondante latte, ultima testimonianza della sua innocenza. Il suo corpo venne dagli stessi angeli trasportato sul monte Sinai e lì seppellito. Sul suo sepolcro fu poi edificata una chiesa e un monastero che resero in peritura la memoria di questa vergine di Cristo. Secondo la tradizione cristiana, il monastero di Santa Caterina venne edificato nel 527 per volontà dell'imperatore Giustiniano e della moglie Teodora attorno alla cappella chiamata del Roveto Ardente. Il luogo, prima della fondazione del monastero, era già considerato sacro. La spiegazione di tale sacralità e da ricercarsi nel nome dell'originaria cappella. Infatti, il loro ardente si collega alla storia di Mosè. Quando fuggì dall'Egitto, Mosè trovò rifugio presso la casa di Ietro, capo di tribù formate da pastori nomadi, che divenne suo suocero. Compito di Mosè era quello di condurre le gregge al pascolo. Proprio mentre svolgeva il suo lavoro, Mosè scoprì un arbusto che bruciava senza però venir consumato dalle fiamme. Era il famoso roveto ardente. Si legge nel libro dell'Esodo. Il Signore vide che si era avvicinato per vedere, e Dio lo chiamò dal roveto e disse Mosè, Mosè. Rispose, Eccomi. Riprese, non avvicinarti. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. E disse: Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio. Attorno all'originaria cappella del roveto ardente, venne fatto costruire il monastero di Santa Caterina. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una preghiera con la quale ci vogliamo affidare all'intercessione della Santa Martire di oggi. O candido fiore del cielo e gloriosa Santa Caterina, che arricchita dalla natura e dalla grazia di tutte le prerogative che possono promettere una gran fortuna nel mondo non vi compiaceste mai di altro che di osservare esattamente la legge santissima di Gesù Cristo e nel confessare la sua fede davanti a giudici e tiranni otteneteci vi preghiamo la grazia di non stimare se non i veri beni Né di altro essere premurosi che d'avanzarci nella santità. Concedeteci la vostra benigna protezione nei mali di questa vita e guidateci con l'esempio delle vostre virtù alla salvezza della vita eterna. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Caterina, prega per noi. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe e di Santa Caterina d'Alessandria, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.